Willa 2.0, ebbene sì, come avevo già anticipato, siamo di nuovo qui con altri leak. Vi dico già subito che se non volete spoiler della Crown Tundra che uscirà tra tipo 3 giorni, non è il video per voi, ma se invece li volete direi di iniziare. Questo è un video molto di fretta, fatto soltanto per vedere questo leak, quindi se non volete spoiler ve lo ridico, uscite dal video dopo aver messo like, ma se li volete iniziamo. Questo leak parla di tutti i leggendari e le loro forme shiny che avevamo già visto, come gli uccelli o i regi, ma anche dei nuovi leggendari di Calyrex, ovvero il cavallo bianco, quasi sicuramente di tipo ghiaccio, e il cavallo nero, quasi sicuramente di tipo buio. Ma la cosa che spicca di più tra tutti questi Pokémon sono le due fusioni di Calyrex, ovvero la prima fusione di Calyrex con il cavallo bianco, naturalmente anche la seconda fusione, ovvero con il cavallo nero. Oltre a tutti questi leak, in tutto questo tempo, ovvero la giornata di oggi, 20 ottobre, sono stati diffusi anche altri leak, ovvero i leak sulla storia di questo secondo DLC. Si parla propriamente di storia, ma cose collegate alla storia, come per esempio che saremo noi a scegliere quale dei due cavalli prendere in game, e non sarà una scelta version exclusive, ma come è successo con Urshifu e Liutaurri. Poi notiamo anche che le ultra creature saranno catturabili in post game, ovvero il post game del DLC, quindi sicuramente potrebbe esserci qualche evento collegato con loro. E poi ci viene anche detto che sicuramente i leggendari saranno disponibili alla cattura, ovvero catturabili, allo stesso momento più o meno di quando avremo disponibili a noi le avventure Dynamax. E come ultima informazione, ma non meno importante, ci viene svelato che la storia, e solo la storia del DLC, ovvero la main quest, sarà lunga ben 4 ore, ovvero anche più del doppio dell'isola dell'armatura. Purtroppo è arrivato quel momento, quindi io vi dico di iscrivervi e lasciare like, e ci vediamo in un prossimo video, perché sicuramente a breve usciranno altri leak, quindi entro o stasera tardi o domani uscirà un altro video. Ci vediamo.